Mentre proprio ieri alle 20 si sono chiuse le iscrizioni al prossimo anno scolastico e i primi dati parlano riguardo alla scelta delle superiori di un netto gradimento per i licei, dall'area industriale di Gordona si alza un vero e proprio grido d'allarme. Non si trova manodopera e nessuno si iscrive più alle scuole tecniche. Non solo aveva nascosto nel suo furgone in mezzo agli attrezzi da lavoro stupefacenti e denaro, ma aveva quasi 1,5 chili di droga in casa. L'uomo fermato sabato sera dai carabinieri di Sondalo durante un posto di blocco a Grosotto. Aperte le iscrizioni al concorso che premia il miglior olio extravergine d'oliva valtellinese, giunto quest'anno alla sua 5ª edizione. Ad organizzare il contest la comunità montana Valtellina di Morbegno e la Fondazione Foianini. E intanto l'uso del burro soppiantato nella frittura dall'olio d'oliva. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del TG di Telesondrio News. Mentre proprio ieri alle 20 si sono chiuse le iscrizioni al prossimo anno scolastico e i primi dati parlano riguardo alla scelta delle superiori di un netto gradimento per i licei, dall'area industriale di Gordona si alza un vero e proprio grido d'allarme. Ad esprimere preoccupazione, a nome anche di parecchi colleghi, il vicepresidente di Apilecco Sondrio e responsabile per la Valchiavenna e Valtellina, Massimo Mortarotti. Non si trova manodopera qualificata, dobbiamo rilanciare la scuola tecnica di Chiavenna, modernizzandola, promuovendola nelle scuole medie e soprattutto facendola collaborare con le imprese. Sara Baldini. Dobbiamo rilanciare la scuola tecnica di Chiavenna, modernizzandola, promuovendola nelle scuole medie e soprattutto facendola collaborare con le imprese per l'alternanza scuola-lavoro. Mentre proprio ieri alle 20 si sono chiuse le iscrizioni al prossimo anno scolastico e i primi dati parlano riguardo alla scelta delle superiori di un netto gradimento per i licei, dall'area industriale di Gordona si alza un vero e proprio grido di allarme. Ad esprimere preoccupazione, anche a nome di parecchi colleghi, il vicepresidente di API Lecco Sondrio e responsabile per la Valchiavenna e Valtellina, Massimo Mortarotti. Caro energia, caro materie prime, ma il problema che secondo me oggi affligge di più gli imprenditori è il fatto che non si riescono più a trovare tecnici specializzati. Certo, la vicinanza alla Svizzera, dove gli stipendi sono decisamente più alti, non aiuta, anzi. Il governo ha promesso di aiutarci dando degli aiuti nel vero senso della parola dal punto di vista finanziario, che possiamo naturalmente poi girare ai dipendenti, ma ecco, questo sicuramente è un aiuto, ma non può servire in toto a risolvere quello che è il problema reale. Massimo Mortarotti, fondatore e presidente della Dispotec SRL di Gordona, che occupa 70 persone e lavora nell'ambito medicale, realizzando principalmente prodotti monouso destinati a dentisti e ospedali, propone una soluzione a livello locale. Dipendiamo da Chiavenna per il lavoro, soprattutto dalla zona della Valchiavenna per i lavoratori. La scuola di meccanica negli anni è stata ridotta a mini termini fino ad arrivare addirittura a sopprimerla. Quindi oggi noi abbiamo solo una scuola di ebanista, punto e basta. Oggi ci necessitano a noi e a tutte le altre aziende dell'area industriale e di tutta la provincia di Sondrio, quindi meccanici, meccatronici. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovrebbero frequentare delle scuole che li mettano in condizione di imparare bene e che li specializzino dal punto di vista meccanico ed elettronico. In Valchiavenna scuole simili non esistono. Nell'immediato noi abbiamo bisogno, soprattutto per risolvere i problemi attuali, corsi di specializzazione che possano appunto preparare i ragazzi che escono, in modo tale, o anche quelli che sono già usciti da qualche anno, che si specializzino e quindi che possano affrontare i discorsi di problemi presso le nostre aziende. E noi ci impegniamo naturalmente ad alzare un po' gli stipendi, un po' i compensi. Mortarotti, da imprenditore, guarda avanti e proprio per questo suggerisce di affrontare il problema, problema che sta diventando ingestibile e non sappiamo, dice, che cosa potrà accadere tra 5 e 10 anni se non troviamo una soluzione, fin dalle scuole medie. Bisogna, a costo di andare noi presso le scuole, di organizzarci, di creare un tavolo in cui gli imprenditori e i direttori, i presidi delle scuole pubbliche possano confrontarsi in modo tale da creare una collaborazione
per avviare questi ragazzi e soprattutto fargli capire che l'istituto tecnico e poi il lavoro che ne consegue non è un lavoro secondario, è un qualcosa che verrà ben retribuito e consentirà di fare una certa carriera. Quindi di avere soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. E ora la cronaca. Non solo aveva nascosto nel suo furgone, in mezzo agli attrezzi da lavoro, stupefacenti e denaro, ma aveva quasi 1,5 chili di droga in casa. L'uomo fermato sabato sera dai carabinieri di Sondalo durante un posto di blocco a Grosotto. Vediamo. Come nascondiglio aveva scelto il vano di carico della sua Fiat Doblò, ma i carabinieri di Sondalo, che lo hanno fermato durante un posto di blocco a Grosotto, hanno guardato pure lì e in mezzo agli attrezzi da lavoro hanno trovato 11 grammi di marijuana, 21 di hashish e 535 euro in contanti. Dopo la perquisizione del furgone dell'uomo, un 42enne del posto già noto alle forze dell'ordine, i controlli dei militari del capitano Luca Rossi sono proseguiti nell'abitazione dell'uomo, dove sono stati recuperati altri 980 grammi di marijuana e 340 grammi di hashish, oltre a materiale vario per la preparazione e il confezionamento delle dosi. La droga, il denaro e il restante materiale sono stati posti sotto sequestro, mentre l'uomo, dichiarato in stato d'arresto, è stato tradotto al carcere di Sondrio in attesa dell'udienza di convalida. E cambiamo decisamente argomento. Aperte le iscrizioni al concorso che premia il miglior olio extravergine d'oliva valtellinese, giunto quest'anno alla sua 5ª edizione. Ad organizzare il contest, che conta un numero sempre maggiore di partecipanti, la comunità montana valtellina di Morbegno, in collaborazione con Fondazione Foglianini. Cresce intanto la passione per l'olivocoltura nella nostra provincia, più di 20.000 gli alberi che da Morbegno a Grosio si affacciano sul versante retico. Ne parliamo nel prossimo servizio. È una coltura sempre più diffusa lungo i terrazzamenti della nostra provincia, ma che in realtà qui da noi ha messo radici sin dal Medioevo. Oggi parliamo di ulivi e lo facciamo in occasione di un contest giunto alla sua 5ª edizione, fortemente voluto dalla comunità montana valtellina di Morbegno e organizzato in collaborazione con la Fondazione Foglianini di Studi Superiori di Sondrio. Il concorso di merito olio extravergine valtellinese anno 2023, anno di produzione 2022. Crea quella sana competizione e che permette sia un miglioramento della qualità dell'olio, perché alla fine se qualcuno dovesse avere qualche difetto, così almeno ha la possibilità di capire dove sbaglia e come correggere l'errore. E poi ritirare comunque un premio è sempre un momento di emozione e quindi è un concorso in questi anni particolarmente sentito. Da una parte il ritorno alla lavorazione della terra, la nascita di nuove aziende agricole, soprattutto giovani, che hanno fatto raggiungere il numero record di più di 20.000 piante di ulivo in produzione e qualcosa come 100 ettari di terreno a coltura, dalla zona del Morbegnese e su fino a Grosio. Dall'altra la campagna salutistica avviata sulla produzione e sul consumo di olio extravergine d'oliva, capace di scardinare in questa provincia l'uso del burro in cottura, abitudine alimentare da secoli molto diffusa. E soprattutto il fatto che l'olivo è una pianta bella, è una pianta facile da coltivare, la valtellina ha molti terreni incolti che si prestano al recupero con questa coltura, quindi ci sono tanti fattori positivi che giocano a favore in questo momento della coltivazione dell'olivo. E da ultimo ovviamente il fatto che fa sempre meno freddo, soprattutto d'inverno. Parliamo allora di quelle che saranno le modalità di partecipazione a questo concorso. Le bottiglie sono da 250 cc, devono essere consegnate alla Foglianini anonime, quindi nessuna etichetta. La Foglianini apporrà sulla bottiglia un numero, il numero corrisponde al proprietario e quando i campioni verranno mandati all'Associazione Olivicoltori Lombardi, l'AIPOL, la quale farà le sedute di assaggio. E quindi i campioni verranno trattati non per nome ma per numero e dopodiché quello che sarà il migliore in graduatorio saranno poi i primi tre vincitori. Entro quando far pervenire i campioni? Allora i campioni devono arrivare o in comunità montana di Morbegno o in Fondazione Foglianini entro il 10 di febbraio.
Particolarmente approfondite le fasi di assaggio del prodotto finale, fondamentali per la valutazione del miglior olio extravergine d'oliva di Valtellina. Verrà valutato prima di tutto il profumo, quindi il fruttato, cioè il sentore di oliva, che può essere debole, medio o intenso. Dopodiché verranno valutati gli altri sentori, quindi il carciofo piuttosto che il pomodoro, piuttosto che la mandorla, e in ultimo viene degustato e quindi assaggiato, e in questo caso a fare la differenza saranno i sentori di amaro e di piccante. Tutti questi parametri daranno luogo a un punteggio e la somma dei punteggi decreterà l'olio migliore, quindi il vincitore. Nel corso della presentazione del parco agrituristico Tartasì, l'intervento di recupero del Conoide del Tartano, il Comune di Talamona ha ribadito l'importanza di quest'area strategica che rappresenta il biglietto da visita della Valtellina per chi esce dalla tangenziale di Morbegno. Al contempo Talamona rivendica la sua vocazione turistica e culturale con una serie di iniziative. Vediamo quali. Paolo Croce. Dal sindaco di Morbegno Alberto Gavazzi, al presidente del BIM e sindaco di Cosio Valtellino Alan Vaninetti, passando per tanti altri amministratori e rappresentanti delle associazioni del territorio. Erano in tanti a Talamona, in casa della Banca Popolare di Sondrio, per la serata che ha gettato le basi per confrontarsi sul parco agrituristico Tartasì, l'ambizioso intervento di recupero del Conoide del Tartano firmato dal comune di Talamona e destinato a diventare la nuova porta d'ingresso della Valtellina proprio all'uscita delle gallerie della superstrada. Nel parco multifunzionale, che avrà un'estensione di 220 ettari di cui 14 boscati, ci sarà spazio innanzitutto per il completamento della messa in sicurezza idrogeologica del Conoide, per il recupero naturalistico e agricolo, ma anche spazi dedicati a percorsi turistici e iniziative didattiche. Il nostro percorso parte, direi, 7 anni fa. Pertanto sulla scorta comunque di questi anni e di queste analisi, questi studi fatti con professionisti, geologi, agronomi, forestali e geologici, abbiamo già messo a punto quelle che sono un po' quella che è la situazione dell'area del Tartano, quindi della Conoide, e abbiamo predisposto quelle che sono le condizioni per poter ora iniziare quella che è l'avventura e quindi la costruzione di quello che dovrebbe essere il parco multifunzione. È una proposta che lanciamo al territorio, quindi è una condivisione che vogliamo fare con tutta la popolazione. A questo si aggiunge poco distante, nell'area che si trova all'uscita delle gallerie, accanto alla rotatoria del Tartaro, un progetto di sistemazione dell'area artigianale dismessa di 17.000 metri quadrati di terreno, che nelle intenzioni della Banca Popolare di Sondrio faranno posto ad una struttura ricettiva e commerciale. Naturalmente l'obiettivo è vedere l'orizzonte per le Olimpiadi invernali. Un paese, quello di Talamona, che sta investendo molto su turismo, iniziative sociali e sport. Talamona comunque ha già degli eventi molto importanti e molto significativi. Posso ricordare il Natale talamonese, che è un'esperienza ormai ultra trentennale. Posso ricordare la K2, che è una particolare gara di corsa in montagna che ha una caratteristica unica in Lombardia. Posso ricordare il concorso delle bande giovanili, che anche questo ha un interesse di livello nazionale. E infine vorrei ricordare anche il Gusto Sando, che per Talamona è nuovo, è nato nel 2022, ma possiamo dire che è un'iniziativa che è partita veramente con il botto. Il Tartano è territorio di cucitura tra il mandamento di Sondrio e quello di Morbegno, ricordato con orgoglio il sindaco Davide Menegola. Anche per questo, aggiungiamo noi, l'interesse sul progetto Tartasì coinvolge così tante istituzioni e associazioni e ha il sapore della classica occasione da non perdere. Lo ha voluto chiamare Bigino, ma anziché riassumere interi programmi di questa o quella materia, propone decine e decine di escursioni per tutte le gambe e tutte le stagioni. Altra particolarità, esiste in forma cartacea, ma è comodissimo, soprattutto nella versione ebook, che non è solo in costante aggiornamento, ma è pure gratis. Abbiamo incontrato il sondriese che lo ha scritto, vediamo. Si potrebbe chiamarla guida, perché questo a tutti gli effetti è, ma il sondriese Giorgio Gemmi, l'autore, ha preferito un altro termine. Bigino, perché torniamo agli anni storici scolastici, quando invece che studiare sui testi classici si andavano a comprare
queste piccole pubblicazioni riassuntive. Nelle quasi 400 pagine, suggerimenti, dritte per effettuare escursioni in tutte le stagioni tra le province di Sondrio, Lecco, Como, Brescia, Bergamo e Canton Grigioni. Per tutte le stagioni, perché è lo stesso posto visto in periodi diversi dall'anno, dall'autunno alla primavera all'inverno, cambia faccia. Poi anche come tipologia di percorsi c'è quello facile, c'è quello turistico, c'è quello difficile, quello impegnativo, per cui do anche le indicazioni della distanza, del dislivello positivo da percorrere, e sono dei parametri che possono poi servire agli altri per scegliere dove andare. In versione cartacea e online, il Bigino del Buon Cammino rappresenta il libro perfetto per almeno due motivi: è in costante aggiornamento ed è pure gratis. Ah beh, assolutamente, perché la mia intenzione non è quella di guadagnare, e poi tutto è nato sulla richiesta di un mio amico che, essendo senza cellulare, senza internet, senza computer, mi ha detto: mi devi fare la versione cartacea. Sportivo da sempre, per l'autore del Bigino il piacere del buon cammino è una scoperta piuttosto recente. Dopo il 2015-2016, quando ho abbandonato la corsa, ho abbandonato la bicicletta per motivi di salute, ho deciso di dedicarmi a un altro stile di vita, cioè andare in montagna tranquillamente, senza correre, guardandomi in giro, facendo le foto, parlando con le persone, fermarmi a pranzare in un rifugio e tornare a casa la sera felice e contento. Il Bigino del Buon Cammino rappresenta in un certo senso l'antologia approfondita da descrizioni di una serie di pubblicazioni annuali che Giorgio Gemmi ha dedicato alle proprie uscite. In queste però il racconto era soprattutto affidato a splendide fotografie. E sulla copertina di ognuna di queste il logo di Io per Io. Sono stato curato con successo all'Istituto Europeo Oncologico e quindi mi sono impegnato a promuovere il 5 per 1000 verso questo istituto. Passeggiate di salute, esatto, e un occhio alla salute. Un'ultima domanda: chi volesse scoprire queste proposte, questi suggerimenti, come può trovare il Bigino del Buon Cammino? Allora, è facile. Il modo più semplice è digitare il nome del blog, che è giorgiogemmi.it, oppure scrivere su Google il Bigino del Buon Cammino, che compare, oppure nelle locandine che ho distribuito in giro inquadrare il QR code che rimanda al sito, e poi sul sito compare la copertina della pubblicazione gratuita, che la faccio in forma ebook perché mensilmente viene aggiornato. Oggi è l'ultimo giorno di gennaio, ci avviamo pian piano verso la primavera. Se dovesse suggerire un'escursione? Oggi come escursione diciamo che è un inverno anomalo, perché c'è pochissima neve, quindi sono andato in posti dove di solito ci sono 2 metri di neve, come all'Alpe Landin in Val Chiavenna, oppure a Prabello, dove anche lì, dove c'è la Rifugio Cristina, di solito sulle baite ci sono più di 1 metro di neve, invece si va su tranquillamente, addirittura senza ciaspole. E parliamo di sport. La RFCOM Sondrio trova il semaforo rosso contro il Cernusco nel girone di promozione della Serie C di rugby. È la prima sconfitta stagionale per i valtellinesi. Esteban Geracti Fleming, allenatore giocatore argentino, non fa drammi. Impareremo dagli errori commessi e lavoreremo per migliorare, dice. Vediamo. Tanto è forte la RFCOM Sondrio che fa notizia oggi la prima sconfitta stagionale, che comunque non muta scenario e obiettivi. Sondrio che cede in casa 26-34 al Cernusco, complice un vistoso calo fisico nelle finali di partita. In una stagione dove si sta giocando con il contagocce, era proprio prevedibile che ora il girone di promozione di Serie C riservasse qualche difficoltà alla squadra del presidente Sciaresa. Una RFCOM che era reduce dal vistoso successo ottenuto a spese dell'Ecco Cadetti 059 la settimana scorsa e che ha visto sia domenica scorsa che questa domenica scendere in campo anche uno dei due coach, l'argentino Esteban Fleming. Sì, abbiamo fatto una buona partita, un primo tempo un po' strano, dopo gli ultimi 20 minuti del primo tempo bene, abbiamo giocato in campo di loro e dopo abbiamo preso un vantaggio nel risultato e bueno, gli ultimi 10-15 minuti senza benzina, come ha detto, e tanti errori e fallo, abbiamo perso la partita.
Partita ricca di botte e risposte, vantaggio e svantaggi, continuamente ribaltati fra due squadre che probabilmente si equivalgono, anche se la squadra del presidente Sciaresa è stata condizionata dagli infortuni e dall'espulsione di Sole. Ma ora si guarda già al futuro e il tecnico argentino conosce solo una ricetta, lavorare tanto e lavorare di più. Ah no, dobbiamo continuare con questo lavoro, martedì, mercoledì, venerdì, e fare un po' di più. Siamo una squadra che cresce, así che dobbiamo continuare con il lavoro. Anche perché per i colori sondresi questa stagione ha ancora tanto da dire. E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Appuntamento alle prossime edizioni con il TG di Telesondrio News. Buona serata.